Bene, benvenuti a questa unboxing di questa mystery box a tema alimentare. Infatti questa è una degusta box, che è appunto una box misteriosa che invia mensilmente prodotti di vario tipo alimentare, sia in uscita che già usciti, così da far testare a chi li riceve e poi poter mettere anche una recensione sul sito. Quindi questa è la mia prima degusta box e vediamo che cosa c'è dentro. Scusate un po' la posizione non ottimale, però mi sono dovuto arrangiare. Vediamo. Apriamo. Bella pesante. Ok, questo c'è, cosa contiene, poi lo vediamo. Iniziamo dalle scartoffie. Allora, gioco un buono sconto di 1 euro su il locker. Bene, bene, questo è un primo buono. Poi vediamo, c'è qualcosa di Antonio Fiore, poi lo vediamo, pugliese come me. Bene, vediamo il primo prodotto. Oh, gommose, gommose alla menta della Saila, Saila confetti gel. Interessante. E poi vediamo. Ah, roba bella fresca e pesante. Oh, fette biscottate. Vediamo le fresche biscottate con cereali, harina, farro orzo e riso. Alto contenuto di fibre. 8 porzioni da 4 fette. I Greasing Bon. Ovviamente, come ormai qualsiasi cosa, senza olio di palma. Bene, mettiamolo qui. Passiamo oltre. Scusate, mettiamolo un po' in ordine. Oh, fantastico, quindi da questo quello che era da prima, i taralli pugliesi, una novità per me, visto che non li mangio mai, ricetta pugliese della tradizione, con lievito naturale, anche questo senza olio di palma, e sono i taralli all'olio d'oliva. Vedremo come sono, io sono molto esigente nel fatto di taralli, l'aspetto sembra abbastanza buono, speriamo siano così. Poi passiamo ancora un altro prodotto. Questa è una confettura o un sugo, credo sia più un sugo. Vediamo se adesso apriamo un po' forte. Sì, guardate, è sicuramente un sugo Barilla. Vediamo se dovrò prendere un supporto più comodo per fare un unboxing. Vediamo, ecco qua. Oh, salsa pronta, origano di Sicilia, Barilla. Questo mi sembra abbastanza una cosa comune, niente di particolare. Vabbè, mettiamolo qua. Poi, oh, l'interessantissimo brodo classico manzo. 100% ingredienti naturali, Knorr. E quello liquido, sembra il tavernello. Come qualità sarà lo stesso. Va bene, vedremo com'è. Attenzione, questo è pesante. I succhi di frutta Santal. Succhi di frutta Santal. 8 brick alla pera. Ahia, proprio la pera, quella che è il gusto dei succhi che meno mi piace. Peccato, peccato.
poteva essere un altro gusto, l'avrei sicuramente gradito. Poi questo mi sembra interessante, merendino, il fantastico trancetto balconi al cacao. Questa è l'imitazione, o la, non so chi di due sia stato inventato prima, ma tra il trancino e il trancetto. Perfetto, questo lo togliamo, forse c'è un po' di ingombro eccessivo. Vediamo che altro c'è. Oh, questo è un altro succo. No, questo è una vellutata. Vellutata Knorr alle nuove verdure, con verdure da agricoltura sostenibile bio. Questo non l'avevo mai visto, sembra interessante, ha l'effetto di un succo di frutta, però è una vellutata di verdure. Tutto salutare oggi. Oh, fantastico, delle capsule di caffè Vergnano extra forte. Una capsula compostabile, fai raccolta, chissà se è compatibile con Nespresso. Io ho la macchinetta Nespresso, quindi vedremo se è compatibile o bisogna usare la macchinetta che fa lo stesso lavoro. Vedremo, vedremo. Capsule normale, capsule recuperando organico. Napoli. Cause con le macchine ad uso domestico e marchio Nespresso. Sì. Quindi possiamo provare queste capsule. Napoli è il più intenso. È Napoli, sì, questo è Napoli, che vedete, è il più intenso fra tutte. Bene, il caffè è interessante sicuramente. Attenzione. Il Loacker Chocolate White, quello che abbiamo visto prima come buono sconto. Buono, molto buono. Questo si sgranocchierà sicuramente qualche giorno al rientro dall'ufficio. Oh, fettuccine di Campofilone, pasta all'uovo trafilata al bronzo. Un ottimo aspetto, anche il pacco è abbastanza particolare, però 250. Sembra interessante anche questo. Mettiamo qui. Vediamo se c'è qualcos'altro nello scatolo. Sì, ultima cosa. Per l'English breakfast, tè nero, gusto intenso, biologico. Lipton. Ah, ricordate tutti il mitico Dan Peterson per un Lipton Iced Tea. Fenomenale. Bene. Questo è tutto quello che c'era in questa degusta box di questo mese. Facciamo un rapido recap, come si suol dire. Abbiamo la vellutata, i succhi Santalla alle pere, il Lipton nero, il sugo pronto Barilla, il Brewdog Knorr, Loacker Chocolate White, le fettuccine di Campofilone, le fresche biscottate, i taralli, le briochine trancetto e le Saila e il caffè. Il caffè e le Saila. Bene, quanto pare questo mese abbiamo fatto il pieno di roba, dovremmo provarla e lasciare una recensione. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.